24esimo capitolo, ragazzi. La strada per Shambhala. Sicuramente adesso avremo un momento di relax prima del bordello finale. E poi più che altro non ho indicazioni, quindi partiamo già così, se non questa. Eh sì, interessante però. Sullivan, ok. Il Borneo. La cipolla, me lo ricordo tutto. Scheletro. Passaporto dell'Indonesia. Ho capito adesso, ragazzi. Ripreso da The Last of Us, che in realtà non era ancora uscito nel 2009. Praticamente è un'evoluzione di quei mostriciattoli visti in Uncharted 1. C'ha senso. Ma qua racconta altro, qua non racconta altro, ragazzi. No, aspetta. Mi spieghi che c'è da fa qua, scusate. Vanno girati tutti, ok. Vabbè, era semplice. Cosa? Guarda. Ora che faccio? Stammi dietro. Come fanno a aprire la porta? Getta l'arma. Fallo. Fatti indietro. Vabbè, oh, una volta. Avrei dovuto ucciderti personalmente quando potevo. Non l'hai fatto, coglione. Non ripeterò. Indietro. Oh, premi il grilletto, piccola. Vediamo che succede. Adesso aprirai il passaggio per Shambhala. Va all'inferno. Sei uno studente di storia, signor Drake. Sì. Ho letto un paio di libri. Gengis Khan, Hitler, Stalin, Pol Pot. Erano tutti grandi uomini. Ma sai perché prevalsero? Sono certo che ce lo dirai tu. Avevano il coraggio di fare ciò che altri non avrebbero fatto. Uccidere il suo uomo. La pietà ci sconfigge. Ora, a meno che non vogliate mettermi alla prova, gettate a terra le armi. Fallo. Calciatele via. Beh, mi avete sfidato. Ora tocca a me farlo. Ucciderci non ti servirà a niente. Uccidere lui no, ma te... Se le fai del male, da me non avrai nulla. Siamo in una situazione di stallo. Aloy dov'è? Io non abbia un asso nella manica. Portatela qui! Esatto. Merda. Tieni giù le mani! Dunque, una ti servirà di lezione e l'altra sarà un incentivo per ottenere la tua collaborazione. Tutte cazzate, Nate. Sì, non piegarti al suo gioco. Vuoi il mio aiuto? Lasciale andare. Non stiamo affatto negoziando! Chi vuoi sacrificare? Salverei questa? Vuoi salvare questa? O quest'altra? Basta stronzate. Metti fine al tuo teatrino. Farò quello che vuoi. Aia. Calmati. Pastic. Ah, la pietra. La resina. Tu faccia da culo. Dammi l'accendino.
morire con quanta sfacciataggine lo dice. Stanza deve crollare per forza adesso e permette a tutti di scappare. Non si deve far vedere. Madonna, fighissimo. Cazzo. Non è che ce lo lascia lì dentro? Che significa? Non lo so. Trova un modo per attraversare. E hai capito? Io sono convinto che Harry invece lo farà fuori da Zarevic. Magari stavolta farà quello che deve fare. Oh, e il signor Drake. Non ci pensi nemmeno. Bene, prima tu. Tu potresti buttarlo dall'altra parte. Bastardo traditore. Già ho avuto un gran maestro, no? Datti una mossa. Forza. Qua? Sì. Tesoro. Ti senti un grand'uomo con quell'arma, eh? Non allontanarti. Tieni il passo. La linea gialla. Parti, lascio andare avanti te. Ok. L'ho visto, l'appiglio. Beh, è una cutscene molto lunga, quindi secondo me la missione, cioè il capitolo non sarà così lungo. Attendi, aspettami. Paparino ha una pistola. Mi chiedo perché la Zarevic non ti abbia già ucciso. Dammi una spinta, bello. Amico. Buttalo sotto. Eccoci qua. Oh, occhio, pietra in arrivo. Ehi! Scusa. Hai la strada bloccata? Se ti sembra divertente. Ok, scusa. Grande. Beh, qua si salta. Che c'è, amico? Non ti fidi? Vedi? Devi avere più fiducia in me, amico. Basta con questo amico. Oggi, bello mio. Sei irritante. Prima tu. Perché poi è divertente anche da un lato, ma è più irritante, purtroppo. Farai meglio non portarmi in un vicolo cieco. Perdi qua. Non so se la tua grossa pancia ci passerà. Non è la mia la pancia di grossa, scusate. Non è la mia di pancia grossa. Sorry. L'italiano si fotte. Qui potrebbe essere una bellissima occasione per ucciderlo. Aiutami a spostarlo. Ok, ok. Ok, gioco di squadra. Proprio come ai vecchi tempi, eh? Vecchi tempi. Belli sti vecchi tempi. Tipo a Istanbul, belli vecchi tempi. Quando hai completamente tradito la fiducia. Chiedo, eh? Come hanno portato là quel carrello? Non lo so, dobbiamo solo arrivare in alto. Una specie di stone, cioè? Devi darmi una mano, grazie. Forza, femminuccia. Vai pure. Dillo a tua sorella. Bello che si trattano come se fossero amici, ma si odiano. I have a problem. Forse
Dietro? Ok, forse è l'unica soluzione. Dove sono quegli altri stronzi qua? No, vabbè. Guarda, una statua del tuo ego a grandezza naturale. Senti chi parla. Spero che tu ce la faccia saltare da solo, perché giuro che non ti aiuterò. Se ce la fai tu, ce la faccio anch'io. Aiuto, aiuto. Madonna, se cadi. Ci speravo. Bene, la strada è finita. Qualcosa ci sarà. Ok, ora apriamola. Come si dice? Chiuso la porta. Si apre un porcone. Ok. Allora, cosa devi fare? Che si fa? Tu aspetta qui. Come sempre, devo pensare io a tutto. Davvero? Aspetta. Che c'è? Quei simboli. Conosco quei simboli. Sono uno tipo il campo di Tetris e l'altro coso. L'ho spiegato benissimo, vero? Un libro così piccolo e cilindri così grandi. Ok, si muovono indipendentemente, perfetto. Allora, qua c'è la terra col fuoco e di qualcosa. Allora, c'è da mettere l'accentata. Poi detta così è tutto un programma. Giro, giro, tondo. Che palle però. Aspetta, sto cercando di concentrarmi. Forse è questa. Sì, è questa. Di qua andiamo con quest'altra. Fammi vedere un secondo. Sì. E di qua con, ho capito io, quella con la falce a sinistra. All'incirca. Dovrebbe essere questa. E questa è. Non abbiamo tutto il giorno. E allora non rompere i coglioni. Fammi un favore, Flynn. Vedi di tacere, ti prego. Qui abbiamo quella specie di attagliata. Non è questa. È questa qui. Di qua abbiamo simile, ma tutta giri gogolosa. Termine proprio Accademia della Crusca. Però sempre tagliata è esattamente questa. E manca l'ultima. Se lo fate tutte giuste, che è tipo la S con la codina con l'accento sopra. Che poi non saprei descriverle, veramente. Questa. Abbiamo sbagliato qualcosa. Bellissimo. Le ho invertite, ragazzi. Non ci voglio credere, le ho invertite. Sono un coglione. Lo fate al contrario. Beh, dammi una spiegazione, Drake. Cosa? Bellissimo. Allora. Ok. Vabbè, questa è più semplice, le due attagliate. Madonna, che coglione che sono. Una è questa.
Vabbè, di qua si fa presto. Io ho visto sinistra e destra, sono andato di conseguenza, no? Coglione. Dovremmo esserci. La palla col fuoco. E queste? Sì, vero? Aspetta un secondo che non mi torna. Eh no, non mi torna quella di sinistra. Ok, adesso mi torna. Andiamo all'altro. Preso. E non vorrei fare il nabbo, ragazzi, eh. Perché è veramente l'ultima cosa che voglio fare, ma farò una foto col cellulare al diario, se no a guardarlo ogni volta ci divento vecchio, ragazzi. Faccio la foto, se no sti cazzi. A mali estremi. Estremi rimedi. Ok, eccola qua. E non la vedevo. Di forma un pochino più allungata rispetto a ciò che c'era sul diario. Comunque adesso dovrebbe essere tutto più semplice. Se quella no. È là con tipo la forma di H. E manca l'ultima. Che è quella con la falce. Donna, quanto tempo perso facendo il coglione, raga. Cos'è uscito dal pavimento? Tua nonna. Andiamo, renditi utile. Stiamo macinando il grano. Che sì, magari ci finisse sotto, guarda. È acqua? Mai visto l'acqua in vita tua? Come dire che riempie... Ah, ok. Apre la strada a tutti quanti. Oh, cavolo. Ma che cavolo sono questi? Madonna, mangiatelo, ti prego. Lì, mi niente discussioni. Figlio di... Ok, tieni. Grazie. Che bastardo. Potevi avvertirmi. Oh. Meno parole e più spari. Madonna, che lagna che sei. Quanti sono? Tre? Già era difficile farne fuori uno. Oh merda. Cazzo. E dov'è che saltano?
Vai, fai buchi nel terreno, coglione. Adesso buchi nel terreno. Li faccio io. Oh merda. Una cosa che non dovevo fare l'ho appena fatta. Ok, sono meno stronzi rispetto a quelli visti in precedenza. Chi l'ha messo in pausa? Nessuno. Lazarevich si è reso utile. Tenetelo. Cosa diavolo sono? Erano meno stronzi comunque. Cosa? Spaventapasseri. Guardiani per spaventare gli intrusi. Beh, direi che funzionano benissimo. Lazarevich, ho fatto quello che volevi. Lasciale andare. Sempre a contrattare. Ma hai giocato la tua ultima mano e hai perso. Che ha fatto, poveraccio? Pare che il tuo viaggio sia finito, amico. No, 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 non ancora. Voglio che veda Shambhala. Guardala. Che muoia, sapendo che gliel'ho portata via. Aprite il cancello! Un modo per sfuggirti ci sarà. Comunque quelli non si potevano uccidere alla fine. Bello. Diciamo che non abbiamo proprio modo di gustarcelo, a dir la verità. Peccato non abbiano fatto l'upscale sulle cutscene. Quello è un vero peccato. Dunque, siete stati una spina nel fianco per troppo tempo. In ginocchio. Ehi, Zoran, il nostro patto. Non sopporto i traditori. Che traditori? Bene, immagino che tu sappia esattamente come trovare la pietra, non avrai bisogno di me. Grazie. In ginocchio! Cosa? Ci stanno attaccando! Sono quelli del Nepal. Ah, God of War. Sparate, idioti! Merda. Non sono quelle. Porca puttana. Uccidi Flynn, cazzo. Forte! Forza. Stai bene? Morite. No, sto bene. Creature sono. Paradiso infranto. Ok, capitolo 25. Mo si inizia. Mo si dovrebbe iniziare.